denti. Rossetto sui denti. Allora, scusate se mi vedete un po' sfatta e posso sembrare anche abbastanza fresca come una rosa, ma in realtà mi sono un po' ritoccata il trucco, ma sto in giro, cioè sono le ore 20 e sono uscita stamattina alle 8 di mattina. Di mattina alle 8 di mattina? Sì, Simone. Avevo voglia appunto di registrare un top flop ultimo periodo, cioè dedicato a questo periodo, ma anche un po' all'estate che è andata via. Come al solito vi ne parlo un po' alla rinfusa, quindi a volte top, a volte flop e così via. Il primo top è questo qui, che è il siero viso riequilibrante di Bioficina Toscana. L'ho utilizzato tantissimo d'estate, sia sotto il solare che come base trucco. Non è che mi trucco tanto d'estate, però quando dovevo andare a lavoro mettevo la BB cream o un filo di fondotinta e questo da sotto era eccezionale. Adesso l'ho un po' accantonata perché la BB cream da sola mi idrata perfettamente. Io uso la BB cream della Sobioetic. Se mi seguite sui social, cioè su Instagram, Facebook, lo sapete, perché io ogni giorno pubblico una foto del trucco, ad esempio quello di oggi ho pubblicato, con la lista di tutto quello che ho utilizzato, quindi sapete che ultimamente sto usando più la BB cream. Dicevo, questo qui è perfetto per le pelli miste che tendono a lucidarsi tanto perché dà idratazione, inoltre va anche a lenire, diciamo, rossori e così via, quindi ve lo straconsiglio. Un altro prodotto top di Bioficina Toscana è stato questo, che vedete è a metà, l'ho utilizzato tantissimo al mare. Si chiama Brezza Luminosa, ci c'è anche senza brillantini se non vi piace, anche se sono brillantini molto molto leggeri, che è un fluido bifasico profumato, rinfrescante e illuminante, va sia sui capelli che sul corpo e ha un leggero profumo di vaniglia. La cosa bella è che comunque è molto idratante lenitiva. C'ha l'aloe, poi c'ha l'olio bio locale di girasole che appunto si mischia all'aloe, insomma è bellissima perché mentre siete esposte al sole magari avete un leggero rossore, siete accaldate, è veramente eccezionale. L'ho usato anche come doposole, quindi anche come idratante. Adesso ovviamente l'ho un po' accantonato, ma semplicemente perché utilizzo un fluido adesso idratante, non un'acqua olio, insomma non so se mi sono espressa bene. Mi sono trovata veramente molto molto bene. Prodotto Ni, che non mi è piaciuto tanto ma che non ho qui perché l'ho regalato a mia sorella, sempre di Bioficina Toscana, è nato un latte idratante lenitivo ai mirtilli, se non erro. Quello non mi ha entusiasmato, nel senso che d'estate con la pelle iper disidratata, cioè io solitamente ho mani e piedi iper secche, quello lì non mi bastava, quindi avevo bisogno di qualcosa un po' più nutriente. Questo è il motivo per cui mi trovo un po' meglio con questo che con quel fluido lì. Però ho letto un sacco di recensioni positive, quindi secondo me dipende dal tipo di pelle. Ovviamente è molto soggettivo, le recensioni sono sempre molto soggettive, voi lo sapete, quindi magari se avete una pelle simile alla mia vi potete trovare con quello che dico io. Un flop che mi dispiace veramente tanto è questa qui. È un illuminante, io ho la Mary Lou Manizer Did Balm, cioè questa qui che è quella più famosa perché è un illuminante con i riflessi oro, vedete com'è, è meraviglioso e lo utilizzo tantissimo, mentre questo qui è lo stesso ma con i riflessi rosa. Allora mi sono detta no, proviamolo, lo voglio provare. In effetti l'effetto, diciamo, sulla mano quando l'ho provato in negozio mi è piaciuta tanto, però sullo zigomo si vede il rosa, cioè non ha i riflessi rosa, è proprio rosa. Un top è stato questo ombretto qui dalla palette Mutation che mi ha inviato Nevi Cosmetics. Ce ne sono tanti, ok? Hanno fatto 4 di questi più un altro che c'ho a parte, ma questo qui che c'ha i riflessi rosa lo utilizzo tanto anche come illuminante. Mi ha sorpreso tantissimo perché non è il classico ombretto con i riflessi lilla, che è molto molto evanescente, è molto leggero, quindi si può tranquillamente utilizzare come praticamente questo, quindi come illuminante, è veramente molto molto bello. Parlando sempre di illuminanti, purtroppo non mi è piaciuto questo illuminante qui di Kiko. Voi sapete che la Kiko mi ha contattato, mi ha inviato alcuni prodotti della collezione Neo Noir da testare, e questo qui non mi è piaciuto tanto perché non dà questo
cioè l'effetto è veramente molto molto leggero, cioè non si vede. A me l'illuminante si deve vedere, cioè se ha davvero non mi entusiasma, però ho visto di questa collezione, l'ho vista in negozio, il fard, cioè che ha la stessa identica forma, è bellissimo. Infatti penso che quello lo vado a comprare, però vorrei farvi vedere l'effetto, è veramente molto leggero. Un altro prodotto flop è di Anastasia Beverly Hills, questa tinta qui che si chiama Craft. Ve ne ho parlato già nel video degli acquisti newyorkesi e già avevo capito che le tinte di Anastasia non sono durature come mi aspettavo, infatti ci sono rimasta un po' male. Però nell'effettivo questa qui veramente mi dura pochissimo, cioè nel senso la metto, è bellissima perché ha un colore pazzesco, però mi dura poco. Questa cosa non va bene per una tinta labbra che costa 20 dollari. Cosa che invece mi ha sorpreso, però ho letto molte di voi che si sono lamentate, invece è stata questa tinta qui di Kat Von D. Kat Von D è una marca sempre che trovate sui store americani e anche europei, credo, oppure sui loro store comunque. Lolita è quella più famosa ed è bellissima. Ogni volta che la metto mi fanno tutti i complimenti e ha una durata pazzesca sulle mie labbra. Quindi è strano che... Avete capito? Un prodotto top è senza nessun dubbio questa mousse qui. Questa mousse è delle Fate Bio, forse l'avete sentita nominare ultimamente. È una nuova azienda campana, tra l'altro, che ha fatto una cosmesi naturale. Volevo vedere di dove era? Sì, Mercato San Severino, in provincia di Salerno. E fa tutta una linea alla camelia. La camelia, diciamo che è molto molto delicata come cosa, come Simona stasera non riesce a parlare. Vabbè, comunque, questo rimuove il trucco. Altro prodotto top delle Fate Bio è quest'olio, perché è un olio che è profumato alle mandorle dolci. Ci sono tante profumazioni. Nello specifico non è questo perché lo vedete ovviamente molto pieno, ma avevo un campioncino più piccolo di un'altra tipologia di olio, quello verde, e quello l'ho terminato, mi è piaciuto tantissimo. Quindi adesso utilizzo questo, forse anche per il motivo per cui dicevo che d'estate mi trovo meglio con gli oli piuttosto che i fluidi. Quindi come olio è bello nutriente, poi vabbè l'olio di mandorle dolci va bene per le smagliature, va bene per tutto. Un po' di tempo fa la Labo, questa azienda qui che trovate in farmacia, mi ha mandato un bel po' di cose che sto testando, ovviamente non ho provato tutto perché ci vorrebbero 3 mesi. E mi sta piacendo tantissimo perché vedete che lo sto utilizzando nei miei trucchi del giorno. Questa terra qui, che è la 41, che è media, non è né troppo calda né troppo fredda, la preferisco per fare le ombre in queste stagioni dove abbiamo ancora un velo di abbronzatura e siamo tendenzialmente calde. Le terre troppo fredde di noi che siamo calde adesso non vanno bene, quindi la trovo veramente perfetta perché non è eccessivamente, ce l'ho da stamattina, non ho ritoccato il trucco, penso si veda. Duratura, mi piace tantissimo, è un poco poco polverosa ma nemmeno eccessivamente, il pack è eccezionale, molto molto bella. Poi mi sto trovando benissimo con quest'altro fard qui, che è il 54. Ci sono tre tipi di fard, a me piaceva anche il pesca, ma questo qui rosa comunque mi dà quel tocco di salute che non basta mai a prima mattina, anche se in questa fascia qui c'è i brillantini. Io non lo uso questa fascia qui, quindi metto il pennello qui e lo vado a stendere perché non mi piacciono i brillantini. Un prodotto flop che però non mi è piaciuto della Labo è stato questo qui, che è Labo Filler Makeup, stiamo parlando del 202, che ha questo applicatore, vuole assomigliare a quello di Yves Saint Laurent, però purtroppo non è, non lo so, quando lo vado a stendere dopo un po' sparisce ed è come se non correggesse nemmeno tanto l'occhiaia, quindi dà solo un tocco di luminosità, quindi si nasce come tra virgolette correttore, però non corregge l'occhiaia, la va solo a illuminare. Motivo per il quale io lo mischio insieme al correttore di Nabla 2.0, quindi quello che è un po' asciutto va ammorbito con questo correttore ed è una bella combo così. Simona, sei riuscita a dare un'idea della cosa? Un prodotto flop, a mio malgrado, è questo eyeliner di Stila.
sono dispiaciutissima perché io amo le loro eyeliner nero e quindi sapete che sono andata a New York e ho preso questo e un altro azzurro. L'azzurro non l'ho ancora provato, però questo qui verde non è così verde, cacchio, cioè è anche meno coprente, devo fare più passate, è un bel verde. Questo è il verde, però è un po' più sciapo, cioè è bruttino. Poi un top che mi sta piacendo tantissimo perché mi fa durare anche il trucco fino a sera è stato questo. Questa è stata una scoperta ed è il Divine Tone Moisturizing Face Serum. Light to medium, praticamente è un siero idratante che combatte lo stress ossidativo della città urbana. Mi sta piacendo, cioè mi piace veramente tanto perché il trucco veramente tiene tantissimo. Mi lucido però in maniera minore rispetto a quando non lo utilizzo e cosa principale, vedo il mio viso che è molto luminoso. Quindi e nell'effettivo funziona veramente, cioè nel senso va proprio un po' a riattivare, a rendere la pelle anche un po' più levigata. Veramente mi piace tantissimo, ve lo stra consiglio. È tutto, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, vi lascio e fatemi sapere quali sono i vostri top e flop di questo mese, se mi consigliate qualche top che da testare che lo vado ad acquistare e niente, un bacione e alla prossima!